50 anni fa la ginnastica era un bonario esercizio da camera. La si studiava per igiene, su manuali dove la fotografia tentava di precorrere il cinema. Oggi anche nelle scuole la lezione di ginnastica si è trasformata in un'ora di atletica leggera. A un vero spettacolo di ginnastica artistica assistiamo nella palestra di un istituto medio a Torino. Qui la classifica invece che da una giuria è stabilita dai professori, registri alla mano. La ginnastica ritmica è nata qualche decennio fa in Svezia per articolare il corpo e far capire i valori del tempo musicale. Nelle nostre scuole è un primo passo verso più sistematici studi di musica e di danza. Ben altri ritmi energici e flessuosi si disegnano in questo esuberante concertato sulla spalliera. Oggi le giovani generazioni, grazie all'allenamento sportivo, sono più belle che 100 anni fa. L'acrobazia è riservata alle prime della classe, verticale e spaccata. Sarebbero campionesse capaci di farci vedere anche i salti mortali, se il bidello, spegnendo la luce, non desse il finis.